Carissimi amici, buongiorno. Oggi siamo alla terza poesia in francese. Finalmente mi ricordo di rimpinguare questa playlist. Parleremo oggi di La Fontaine, Jean de La Fontaine, attore meraviglioso francese del classicismo francese. Questo periodo del Seicento francese è detto classicismo anche perché è proprio fra i più belli della letteratura francese, direi della letteratura mondiale. La Fontaine vi fa parte insieme a Corneille, Racine, Pascal, Molière e tantissimi altri che hanno fatto proprio la cultura del mondo intero, non soltanto della Francia. Famosissimo La Fontaine per le sue fables e i suoi contes, le sue favole e i suoi racconti. E oggi reciterò una poesia, una favola, che è La Volpe e il Corvo, si dice in italiano. In francese invece diciamo Le Corbeau et le Renard, il corvo e la volpe. Però La Volpe e il Corvo normalmente in italiano viene detto Le Corbeau et le Renard. La Fontaine vuole fare la satira, vuole prendere in giro i cosiddetti adulatori, cioè quelli che ci adulano e che ci intortano, ci imbrodano semplicemente perché hanno bisogno di qualche nostro favore, di qualche favore da parte nostra. E agli adulatori, per esempio, soprattutto i dirigenti, chi occupa una qualifica dirigenziale in tutti i posti della pubblica amministrazione italiana, deve stare molto attento, perché ci sono magari dei sottoposti, dei dipendenti che magari non sono tanto capaci e cercano di mascherare la loro incapacità semplicemente leccando i piedi, come si dice al capo, e bisogna fare tantissima attenzione. Ma in ogni posto del mondo la figura dell'adulatore è molto importante. Facciamo attenzione. E La Fontaine racconta appunto di un'adulazione fatta dalla volpe, che è molto furba, al corvo che si bea di essere lodato. Sta mangiando un pezzo di formaggio e quindi la volpe pensa: ora gli dico che canta bene, così lui si mette a cantare e fa cadere il formaggio e io glielo frego. E infatti è esattamente, puntualmente, quello che succede. Dice: avete una bellissima voce, signor corvo, ma provate a cantare, così pure i boschi ne saranno lieti. Lui si mette a cantare, fa cadere il formaggio e la volpe raggiunge il suo scopo. Le corbeau et le renard, Jean de La Fontaine. Maître corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage. Maître renard par l'odeur alléché lui tend à peu près ce langage. Et bonjour, monsieur du corbeau, que vous êtes gentil, que vous vous semblez beau, sans mentir. Si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes la phénix des hautes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent plus de joie, et pour montrer sa belle voix, ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit: mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien fromage, sans doute. Le corbeau, honteux et confus, jura, un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus.